Ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ci siamo riuscite. Almeno su Instagram ci siamo. Su Instagram siamo già più fortunate. Salutiamo tutte, ciao! Ciao a tutte! Ciao ragazze! Ciao, ciao a tutte, benvenute! Benvenute alle ragazze di Instagram, benvenute alle ragazze e ai ragazzi di Facebook, vedo ci sono anche ragazzi, Ale. Mi stai appassionando tutti, Ale. Allora, aspettiamo ancora un po', vediamo se le ragazze del gruppo arrivano. Ciao Silvia, Gloria, stavo per dire ciao Alexandrina, vabbè, sempre meglio qua. Perché stavo guardando anch'io. Sì. Ciao Ramona, ciao a tutte ragazze, Eleonora, oh, sono arrivate. Avete già spiato su Instagram qualcosa per caso? Alexandrina su Instagram ha già dato qualche news. Qualcuna di voi ha già visto cosa è successo su Instagram? Vediamo. Ciao Eleonora, ciao tesoro, benvenuta, bentrovata. Stavo cercando di condividere la diretta nel gruppo, ma non è possibile. Qualcuno, ragazze, condivida la diretta nel gruppo, così anche le ragazze del gruppo vengono informate che siamo in diretta. Allora, intanto con Ale cominciamo. Pronta Ale? Sì, oggi facciamo addirittura due nail art. Due, cioè immaginatevi, staremo qui fino alle 7:30 di questa sera, fantastico! No, dai, sono molto molto semplici. La prima, ve la faccio quella più veloce così. Però prima digli che cosa hai fatto, sennò poi loro mi domandano cosa hanno fatto. Ale, dai, io so che tu vuoi il pennello per decorare, però devi anche allora dirmi cosa hai fatto, creature! Certo, scusate. Dai, avanti! Allora, oggi abbiamo fatto un refill. Le unghie che c'erano prima, magari se non le avete viste andate a guardarle su Instagram, che sulle storie c'è il prima e alla fine ci sarà il dopo. Sì. Ormai siamo stanche di farvi vedere, aspetta che le faccio vedere, guardate ragazze, eccole qua, queste erano le unghiette di prima, vedete? Eccole, è stato un peccato toglierle, però pazienza, da queste siamo partite e abbiamo fatto un refill con Cover Gel Nude, il nostro meraviglioso gel trifasico costruttore cover. Che non ci piace neanche un po'. No, per siamo niente. Praticamente quasi sempre questa. No, Claudia ha promesso, queste sono quelle veramente semplici, vai. Eh sì. Poi? Allora, su una manina faremo una cosa molto molto semplice. Il bianco, che comunque anche in estate è super elegante, con un po' di polvere graffite, anche questo sarà... Va bene tutte le stagioni, quindi anche in estate è sempre attuale. Yes, dire. Vai. Vi faccio vedere proprio velocemente l'altra manina. E vi faremo vedere su tutte e due cosa ha deciso di decorare Ale. Quindi saranno due decorazioni, esatto, semplici comunque, garantito. Sì. Se sono difficili, un buono sconto da 5 euro per tutte. No, aspetta che adesso Alessandro viene di qua e mi picchia. Ecco, okay. Qua faremo una cosa un po' più colorata e siccome è un po' più leggermente più lungo il procedimento, ve la faccio dopo, così voi sapete già che faremo. Allora, Michaela chiede, Cover Gel Nude va steso a strati? No, perché è un costruttore, te lo apro così lo vedi. Vedi che è abbastanza denso, no, non si riesce a stenderlo a strati. Devi modellarlo con una tecnica a filo. Ok, è ottimo anche per fare il muretto, vero? L'abbiamo fatto anche oggi, ma non vi faccio vedere niente. Scopriranno di quello sempre solo vivendo, Ale. Ok, sto litigando col telefono. Comunque, caro, ti chiedo anche qua, esiste un cover flexi con lo stesso colore di Cover Gel Nude? Ale? Ce l'avevo qua. Cos'è? Cover Gel Flexi? Rose? Sì, dai. Siamo abbastanza...
Può darsi non di guardate sì. Il barattolino, ve li metto vicini. Chi lavora i barattolini non li tiene puliti. Siamo lì, dai, sì. Più o meno. Sì, sì, è vero. Sì, io se devo usare i flexi uso questo di più. Cover flexi rosa. Poi adesso magari sì, in estate anche il tan va bene. Beh, vedete sì, voi. Michela, polimerizza tutto, però mi raccomando, non deve esserci una quantità industriale, sennò potrebbe darti dei problemi di polimerizzazione, giusto Ale? Esatto. Ok. Ricordatevi, Simona, a proposito di flexi, ne approfitto per puntualizzare una cosa che tante mi scrivete e ci chiedete. Allora, i flexi vanno benissimo per i refill, vanno benissimo per fare un camouflage tipo applicazione tipo a strati, a smalto, però i flexi non vanno bene per fare struttura. Ho detto giusto, Ale? Sì, sì, perché sono troppo morbidi. Cioè, rischiate che dopo si rompa. Rompe e poi cola mentre lavorano, perché è molto... Adesso in estate sicuramente no. Ok, io intanto, avete visto prima forse la palette, avevo già preso un po' di Simple Black e io ho già preparato l'unghietta comunque con White Snow, l'ho sigillata con Super Shine e adesso sopra la sigillatura... Hai tolto la dispersione, vero? Sì, 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 serve. Sì, dobbiamo avere l'unghia senza dispersione perché la polvere grafite va usata come l'effetto zucchero. Allora, la polvere grafite è una polvere effetto zucchero proprio. Esatto. Di colore grigio cangiante, grigio nero cangiante. Quindi a seconda del colore che utilizzate sotto per disegnare i tratti che sta realizzando Alexandrina, avrà un effetto più o meno grigio, nero, più o meno scuro, ok? Adesso facendo uno sfondo nero, scusatemi, dei tratti con Simple Black, quindi neri, la polvere resterà nera, cangiante, però sempre scura. Se voi i tratti li aveste fatti con il bianco, il risultato sarebbe stata piuttosto una polvere grigia, ok? Allora, Rosy, Alexandrina ti chiede, stai usando i colori acrilici o i gel color senza dispersione? Questo è un gel color senza dispersione, fa parte degli UV painting e quindi... Ed è Simple Black, ragazze. Sì. Qui intanto faccio i miei ghirigori. Quando fate questo tipo di ghirigori, vedete che io li sto girando in diverse posizioni per dare un po' di movimento al decoro. Non fateli tutti rivolti dalla stessa parte. Come farei io, chiaramente, che essendo un po' geometrica. Ma non è vero. Ma devo accontentarmi dei miei limiti, Ale. Per fortuna ci siete voi. Allora, Sara chiede che colore usate per fare i decori. Allora, Sara, quello che sta usando per fare questi ghirigori Alexandrina è il color gel UV paint, quindi senza dispersione, Simple Black. In genere, tutte le volte che Alexandrina fa decori sopra sigillatura o comunque con le polveri e così via, utilizza sempre gli UV paint, che li trovi nel nostro sito www.emotionnails.com. Nella categoria dei colorati UV paint ci sono di vari colori. Sì, diciamo che i più adatti alla decorazione sono i micro deco e gli UV painting. Però se hai visto un po' dei tutorial che ho fatto, sì, si possono usare tutti. Quei sì. Due o tre tutorial che hai fatto, ok? Sì, sì, si possono usare un po' tutti, dipende dal decoro, dalla quantità di colore che mettete. Io mi sto lasciando un po' andare con i ghirigori. La nostra modella si troverà un po' così dipinta. Rosy dice, qui donne, Rosy con giusti, qui da me tra poco andiamo via col gommone, meno male che sono a casa. Ma perché piove tanto? Da noi ci stiamo sciogliendo dal caldo. Da me ha allagato ieri, ragazze, quindi davvero? Vi capisco, sì sì, è disastro fatto. Ale, hai le unghie fluo? Ce le fai vedere dopo? Dopo vi faremo vedere le unghie di Ale? Sì, le ho già fatte vedere in una diretta. Ma... Così si scatenano un po' con la fantasia. Vabbè. Beh, i colori che ho sulle mie ce li ha anche la modella sull'altra mano, quindi...
pensate che bello, la modella Basta. Maria, con una mano French bianco e con una mano tutta colorata. Allora, non mi ero preparata prima, quindi userò una tip per... Beh, qualsiasi cosa abbiate a casa, una spatola, va bene. L'importante è che svolga la funzione di caricare la polvere. Quindi, io adesso mi tengo il barattolino sotto, così non disperdiamo la polvere. Picchiettiamo un po' sull'unghietta, così... va giù la polvere in eccesso. Facciamo polimerizzare almeno mezzo minuto, ma dipende anche dalla lampada che avete, se no tenete anche un po' di più. Facciamo un minuto, Ale. Sì. Per sicurezza, essendo meglio. Essendo scuro, se un po' il black sotto e più la polvere scura, non si sa mai. Mm-hmm. Ciao Alina, ti ho vista. Allora, ci sono le anatre per strada, ha detto Rosy. Molto bene. Invece vedi da Giada in Calabria si muore dal caldo. C'è il tempo un po' bizzarro in Italia. Un pochino. C'è un tempo bizzarro. Oddio, mi sono persa, avevate già sigillato il bianco, ecco arriva. Sì, il bianco è stato già sigillato perché è un effetto zucchero praticamente. Era stato sigillato con sigillante Super Shine. Quindi, sigillato con Super Shine, porta la dispersione, fatti i grigori con Simple Black, dopodiché, prima di andare in lampada a polimerizzare, Alexandrina ha fatto scivolare la polvere effetto zucchero grafite, che la trovate in offerta praticamente fino a domani. È già finito anche maggio? Ah sì. Caspita. Non vorrei dire perché. Dammi la mano. Alexandrina non vedeva l'ora che finisse maggio e dopo vi spieghiamo perché. Ecco qua ragazze, vedete? Ecco, questo tipo di decori sono molto raffinati, vanno bene tutto l'anno, quindi tanta robetta proprio. Anche in estate. Io sapete che ho sempre un qualcosa di nero sulle mie, quindi... Guardate che effetto incredibile, molto bello. Sigilliamo le unghiette, Ale. Dai, sigillagliele già, così le ragazze vedono anche le applicazioni di Super Shine. Guardate bene, ragazze. Così, vieni un po' avanti, Ale. Bravissimo. Guardate bene che ogni tanto mi scrivete. Guardate come lo applica Alexandrina. Ognuna di noi ha il suo modo. Alexandrina lo applica così. Sì, beh, prima faccio uno strato abbastanza sottile. Giro cuticole e tutto il resto. I laterali vanno sigillati bene, poi metto un'altra gocciolina, perché avendo fatto anche il French. Ricordatevi che Super Shine, oltre ad essere estremamente lucido, risolve anche il problema di avvallamenti che possono venirsi a creare, perché ha una densità tale da andare a compensare eventuali avvallamenti, non mi veniva il termine. Anch'io ce l'ho la polvere grafite, bella idea da fare, ma i ricordi chi li fa? Ah Giada, l'importante è che non chiami me. Poi guarda, sai il pennello dot, fai dei puntini. Ah sì, è vero. Delle strisce, ma sì, si trova cosa fare. Sì ragazze, un attimo, cioè così, cosa volete che vi dica? Cioè, tutto semplice, tutto così. L'abbiamo perso, Ale. Sì. Da qualche parte c'è, oggi non lo so. Eccolo. So dove. Eccolo. Sì, Rosy, il French è in superficie. Ok, facciamo vedere la manina. Allora, questo è un decoro black and white. All season. Ok, va sempre bene. Adesso, teniamoci forte, perché hai in mente una cosa che mi ha fatto vedere. Io le ho detto, Ale, fai quello che vuoi. E adesso vediamo cosa ci fa. Vediamo cosa vuoi. Sì, oggi accontentiamo un po' tutte. Facciamo una cosa un po' più soft e una un po' più colorata. Io questa modella per fortuna ci ama da morire, perché se no non verrebbe più con tutti i colori ogni volta qua. Una mano di un tipo, una mano di un'altra. Allora, cosa fai? Iniziamo con il primo colore. Qui abbiamo Tiffany.
Chiaramente i colori, ragazze, a discrezione vostra. Sì, anche sì, qui sì. Alexandrina aveva fatto il refill con cover gel nude. Esatto. E poi aveva fatto un French superficiale con i color gel. Sì. Ok? Bene, quindi adesso aiuto. Sto utilizzando il pennello Elegant Lines. Strano. Perché... Strano, non usiamo mai. Perché andrò a fare un effetto... Non so se avete visto il tutorial dei fiori arcobaleno. Utilizzeremo la stessa tecnica, diciamo. E prima ci facciamo la base, poi vi farò vedere un decoro che abbiamo chiamato unicorno. Decoro unicorno. Sì, le ragazze in magazzino mi hanno chiesto di fare l'unicorno, penso mille volte, quindi accontento anche loro in oggi. Ragazze in magazzino, aiuto, le ragazze, ok, oggi accontentiamo le ragazze in magazzino, ok? Sì, dai. Prossima volta ascolteremo il ragazzo in ufficio, sentiamo cosa ci chiede il ragazzo in ufficio, va bene Ale? Aiuto, ho già paura. Non volevo chiamarle per nome per questo. No, no, diciamo, c'è una legge sulla privacy anche abbastanza serrata, manteniamo la privacy. Adesso sto utilizzando Ray of Light. Che è tanta roba questo giallo, mi piace un tanto bello. Che poi ragazze, Ray of Light è un giallo praticamente neon, solo che copre da morire, lo vedete come copre? Sì, sì. È difficilissimo trovare dei gialli così coprenti. Ne metto anche un po' di più. Allora, Teresa, ciao, una domanda non inerente ai meravigliosi lavori di Alexandrina. Volevo chiedere quando torna disponibile Acquistyle. Fine prossima settimana, Teresa, dovrebbe essere disponibile. Devo essere estremamente sincera con voi, super ragazze mie. Abbiamo avuto un incremento altissimo di richiesta di prodotti. E io faccio un po' fatica a stare dietro a tutto, per cui portate un po' di pazienza. Da una parte siamo soddisfattissimi perché chiaramente il prodotto piace, dall'altra ci rendiamo conto che magari per qualcuna può essere un disagio. Abbiate pazienza, siamo partiti così senza pensare di riscuotere un successo tanto grande, invece siamo arrivati a un buon punto, per cui portate un po' di pazienza. Katie, ecco, ora carico il pennello, il carrello, scusami, lo sapevo. Patrizia, buon lavoro, un bacione. Un po' di Shocking Pink. Ah, ecco, quindi tu stai utilizzando praticamente i micro deco, perché Tic Tac Orange, sì, Ray of Light e Shocking Pink sono tre color gel della linea micro deco. Che cosa hanno di particolari i color gel della linea micro deco? Sono molto pigmentati. Bravissima. Perfetti per la decorazione. Ottimi anche per la one stroke. Sì. Quindi non ne parliamo tanto, però in laccatura sono pazzeschi perché hanno una copertura incredibile, vero Ami? Sì, sì, beh, penso che si veda anche in video adesso. E mettiamo un po' di Neon Violet. Ragazze, tenetevi pronte la prossima settimana perché c'ho un sacco di cose da farvi vedere. Esatto. Ci saranno tanti prodotti esauriti che torneranno disponibili, ma ci saranno anche tante novità strabelle. Allora, domanda tecnica, a me piacciono un sacco le domande tecniche. Andando così vicino al giro cuticole col colore, non c'è il rischio che coli e si sollevi? Come fai? Sei bravissima. Penso sia merito dei colori perché qua da quanto le sto facendo, non so. Allora, i colori sicuramente sono iperpigmentati, quindi avendo molto pigmento all'interno non colano sul solco ungueale. Poi, aspetta che guardo come si chiama la ragazza, come si chiamava? Rosy, avendo utilizzato il pennello Elegant Lines, chiaramente è stata molto molto attenta a non spingersi troppo in là, ok? Sì, sì, poi dipende anche dalla preparazione dell'unghia prima di applicare il colore. Chiaro, deve essere bella, non eccessivamente liscia, oltretutto, perché altrimenti fa effetto scivolamento, giusto Ale? Esatto.
Allora, ho iniziato a decorare adesso, non mi ferma più nessuno. Grazie Alexandrina, mi faccio paura. Alexandrina penso sia stata una grandissima insegnante per tutte voi per quanto riguarda la nail art. Allora, Katie, due domande. La base rosata sull'altra mano è un cover? Quale? Allora, su entrambe le mani, correggimi se sì, sbaglio, sì, sì. Abbiamo utilizzato cover gel nude. Esatto. Che è un gel di struttura trifasico. Alexandrina, Katie, aveva fatto vedere all'inizio della diretta che se si vuole un qualcosa di più automodellante, di pari colorazione di cover gel nude, c'è Flexi Rose, cover Flexi Rose. Attenzione però ragazze, lo ripetiamo, è un cover adatto solo per i refill, perché altrimenti è troppo flessibile. Nomi di questi colori. Tu lavora Ale che io glieli dico. Allora, stavo cercando qualcosa per non fare danni. Tiffany, Ray of Light, Tic Tac Orange, Shocking Pink e Violet. Neon Violet, sì. Neon Violet. Io li sto sfumando con un po' di eye gloss, non so se vedete sul pennello. Allora, aspetta che richiudiamo. Allora, Alexandrina si è presa la tavolozza, quella con il coperchio, in modo tale da non dover buttare via ogni volta il prodotto. Sì, sì, infatti il colore ancora della settimana scorsa qua. Perfetto. Quindi lei si è presa questa tavolozza che trovate sul sito e ci ha messo dentro i colori. Dopodiché ha messo un po' di, eccolo qui, sigillante eye gloss, giusto? O super shine, cosa hai messo? Eye gloss senza dispersione dentro a uno degli spazi vuoti e sta, lasciatemi, concedetemi un termine poco tecnico, pucciando il pennello Elegant Lines dentro il sigillante e i gloss. No, ma scusami, guarda che tutti parliamo come mangiamo, adesso ma siamo sì, sofisticati, sì. Tutti che se la tirano. Quindi sta intingendo, va bene così? Sì. Sta intingendo le setole del pennello Elegant Lines all'interno di i gloss e sta sfumando fra di loro i vari colori. Esatto. Sì, se avete visto appunto, ho visto già che qualcuno ha già fatto, quanti già ho usato fino adesso, ok. I fiori arcobaleno, ho visto prima, non mi ricordo, Chiara, chi è che li aveva fatti? Sì, li ho visti anch'io, Chiara sì. Forse sai, e sì, anche sì. Tanto belli nel no, gruppo. No, infatti bellissimi. Ma proprio belli, ci sono veramente, infatti credo che sia il caso di complimentarsi in diretta con alcune ragazze che nel gruppo postano, seguendo i tutorial, vai, postano lampada. Dei lavori fantastici. Quindi abbiamo sfumato tutto questo ambaradan, giusto? Sì, esatto. Aspetta che leggo le domande. Allora, questa abbiamo risposto. Ciao Isabella, caro, mi puoi trovare i gel colorati? Ho trovato sul sito i gel viola, ma non mi fido. Allora, lei, me ne hanno proposti abbastanza. È una cosa che stiamo valutando, però ha il suo pro e il suo contro. Cioè, quando voi andate a utilizzare un acrygel o un builder color su tutta la superficie dell'unghia, quando dovete andare a fare un refill dovete rimuovere tutto quanto. Questo è uno stress pazzesco per l'unghia, quindi è una cosa da valutare molto molto bene. Diverso se viene utilizzato per allungamento, quindi solo per la parte che non poggia sul letto ungueale, sulla lamina del letto ungueale. Spero di non aver detto una stupidata, perché mi sono un po' impaperata con i termini sì, tecnici. Sì, sì, sì. Allora, che punti utilizzi per pulire il giro cutiforme durante la preparazione? Allora, ce li ho qua. Allora, la prima, punta candela, così alziamo tutto lo pterigio. Nozzo, che roba! Poi, a vostra scelta, un attimo che le prendo, che ce la posso fare. Potete utilizzare una di queste due anche. Una è la lamina diamantata e l'altra è la girocuticola diamantata. Esatto. Poi abbiamo... Arrivo... Io uso anche questa per alzare ancora di più le... Cuticole? Le sì. E posso dire anche l'altra? Sì, puoi dire anche l'altra che sarà disponibile la prossima settimana. Sì, puoi dirlo. E sto utilizzando tantissimo
per provarla, ovviamente perché non c'è ancora sul sito, questa, ve le faccio vedere vicine, che è più grande, per rimuovere le cuticole proprio. Infatti, quella lì può essere così o può essere anche, sarà disponibile in due versioni, diamantata sì. E minerale, perché a seconda della secchezza del giro cuticola è più indicata l'una o l'altra. Esatto. Perché quando uso cover gel nude mi rimane molto strisciato, sbaglio io? Perché probabilmente non lo lavori, Katiuscia, con la tecnica giusta. Sì. Mi vergogno di postare, Isabella ha sbagliatissimo, ma ci si deve vergognare solo di fare cose poco lodevoli. Per il resto non ci si può vergognare perché si è provato a fare un lavoro. Pensate che conosco gente che non si vergogna di fare di quelle schifezze nella propria vita. Figuriamoci se si deve vergognare di postare un decoro. Io ho provato a fare i fiori al cobalino e fino al lavoro mi sono messa a ridere. Quindi immaginate lo schifo, però quantomeno gli abbiamo messo allegria, Ale. Ma sì. Cioè, era felice? Beh, prova a fare questo, sicuramente è più facile, quindi dopo magari ce lo fai anche vedere. Michela, poi sicuramente l'Ale vi farà l'Ale. Perché in italiano l'articolo si mette sempre davanti a me. Sì. Ale vi farà vedere le sue unghie. Vabbè, stavolta non ho niente di speciale. Ho solo dei bei colori. Saluto Alessia che si è connessa. Dai Alessia, che sei quasi arrivata al traguardo. Tieni allora, duro. Come avete visto, io sto utilizzando Perfetto, che ve lo consiglio anche soprattutto in estate, perché come vedete dove lo metto non si muove, e sto facendo questo effetto un po' 3D che sfrutteremo proprio per fare l'effetto unicorno. Fatele abbastanza distanziate tra di loro queste linee. Ciao Wanda! Che silenzio! Sì, siamo tutti in studio. Ecco qua. Gisella, credi che non è niente di speciale. Guardalo fino alla fine. Ha fatto le linee trasparenti col color gel, col gel monofasico Perfetto, che è ad altissima densità. Non scotta, vedete, loro stanno ferme lì. E fa questa sorta di maglia. La faccio vedere anche su Instagram, bene? Sì, dai. In realtà, parlavamo anche prima, che è bellissimo già anche così, ma vai dentro. Ma non è finita. No. Facciamo 60... Noi non siamo mai contente. 60 secondi, Perfetto in lampada UV LED. Sì. Ragazze, per chi ha problemi di gel che scottano l'inverosimile d'estate, e ci tengo a sottolineare il fatto che scottano di più in estate piuttosto che in inverno, perché abbiamo noi donne, non so gli uomini, bisogna che provo a farle male qualche uomo, abbiamo una maggiore vasodilatazione, quindi percepiamo di più il calore, provate a pensare anche solo fare la ceretta, percepiamo di più l'intensità dello strappo. Però pensavo, dicevo, ci sono gel che d'estate magari tendono a scottare un po' di più o comunque tantissimo, cosa che non succede con Perfetto. Perfetto non scotta in nessun momento dell'anno, quindi e non cola. Sì, sì, io lo uso anche senza la soft, quindi. Io l'ho usato anche per stuccare il muro e ha tenuto, scherzavo. Bene, ora che fai? Adesso ho preso i gloss, il nostro sigillante senza dispersione. Vado a sigillare tutta quanta l'unghietta, naturalmente facendo molta attenzione al giro cuticole. Lo stendiamo prima sottile, 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 poi lo andremo magari a ripassare leggermente. Ale, ti abbandono un attimo perché una ragazza mi ha chiesto una cosa. Ho visto, ho visto. A prendere una cosa. Arrivo subito. Volevo risponderle io, però ho detto aspetto dopo. Ecco qua, ripassiamo bene tutte le scanalature che si sono create, perché voglio metterci una polvere aurora dentro. Ok, facciamo polimerizzare mezzo minuto in lampada. Vai. E mi sono già preparata
l'aurora numero 8 in questo caso. Poi voi potete usare anche il pigmento perla, quello che vi ispira di più, e andremo a fare proprio l'effetto unicorno. Le tartarughe, ah beh, dopo faccele vedere, sai, senza pigmenti è faticoso colorare. I pigmenti sono stati una vera scoperta per me quest'estate. Sto facendo delle decorazioni meravigliose con i pigmenti, quindi... I pigmenti sono tanta roba, ci sono un sacco di tutorial che dobbiamo ancora pubblicare con i pigmenti. Vov. Ci voleva un po' di... Che bellezzitudine, direbbe la nostra Rosy, vero Ale? Sì. Sì, con questo metodo potete fare anche l'effetto conchiglia, ragazze. Ecco qua. Ha usato una polvere Aurora, giusto? Yes. Un pigmento Aurora. Che tra l'altro è l'Aurora che è ancora in offerta. Dai di sì. Guardate, ragazze. Mettiamo un attimo la lampada. Anche se non serve, no? Vabbè. Allora, mentre va un attimo in lampada, siccome ce le avete richieste, adesso vi faccio vedere alcune. Dammi pure. Non tante, alcune cose che ha fatto Ale. Tra l'altro, prima sigilliamo. Sì, sì. Stupendo veramente. Avete visto, ragazze, che non è difficile questa volta, vero? Mi sono impegnata, ragazze, per farvi delle cose super semplici stavolta. Cioè, questa volta potete provarci tutte. E dovete, vero? Sì, devono assolutamente. Postare nel gruppo I Love Emotion Nails quello che fate, anche se lo fate con altri prodotti. L'importante è avere la correttezza di dire: non cito i prodotti usati, potete mettere fra parentesi che sono scrausi, e perché mi sto allenando, finiti questi comprerò sicuramente Motion Nails, va bene? Esatto, okay. Con tutti i tutorial che mettiamo, con tutta la bellezza dei lavori che vedo sul gruppo, sì, penso che si convertiranno tutte. Vai pure in lampada. Stupendo, mi piace, Ale, sono contenta. Ho messo super shine, ragazze, per coprire bene il pigmento, altrimenti si rischia magari che quando andate a togliere la dispersione o se mettete l'eye gloss rischia di non coprirsi bene tutto. Intanto risalutiamo le ragazze su Instagram, che non pensino che ci siamo dimenticate di loro. Ale, fa ridere che ti impegni per fare le cose semplici, non ci impegniamo per fare le cose difficili. Allora, non mi ricordo chi prima, adesso Isabella, sì. Aveva chiesto di vedere, cosa aveva chiesto? Conchiglia, effetto mare. Allora, tipo una conchiglia così, per esempio, perché poi abbiamo anche una cosa così, per esempio, e poi abbiamo anche una cosa così, sempre per esempio, vero Ale? Andremo fino a stasera così. E poi abbiamo tipo una cosa così. Vediamo cosa dicono le ragazze, perché vedo solo cuori. Carol, sei unica, per fortuna. Per fortuna. Poi abbiamo una cosa così. E poi abbiamo una cosa così. Quindi l'unica cosa che Ale vi può dire cos'è riguardo a questi tip. Seguite sempre tutti i nostri social, perché ce n'è sempre una nuova. Quindi il tutorial della conchiglia, ragazze mio, è già pronto, basta solo un po' che seguiate sempre la pagina Emotion Nails. Quindi è già tutto pronto. Ce ne sono, guardate, vi faccio vedere una cosa. Questa è la scatolina dei tutorial, ce ne mancano però, manca quelle di oggi e mancano anche quelle della settimana scorsa, perché le grafiche ci stanno lavorando. Quindi ragazze, ce ne sono finché volete. Allora, mi chiedevo, ho visto una domanda di, non mi ricordo più chi, mi sembra la Alessia, che diceva, usiamo sempre lo stesso pennello applicatore polveri oppure uno per ogni polvere? Sarebbe meglio uno per ogni polvere. Se non ce l'avete, pulite bene quello che avete.
Aspettate un attimo, ragazze, guardate questa farfalla. Cioè, dico, ok? Non so cosa avesse fumato l'Ale prima di iniziare a farla, però... Cioè, la faccio vedere anche su Instagram, che non si vedeva. Cioè, guardate. Beh, ragazze, ce ne sono una marea. Poi c'è il classico tramonto sul mare. Cioè, dico, palmetta. Beh, ce ne sono... Ah, e questa per le golosone. Mi sono un po' sbizzarrita. Oh santo cielo! Ho visto. Comunque, ragazze, di questo e di tanto altro, perché ce ne sono tantissime, scusate, troverete sulla nostra pagina in tutorial. Allora, eye gloss l'ho tenuto mezzo minuto, perché se lo tenete un minuto rischia di essere troppo. Anzi, anche forse 40 secondi. Secondo me 40 secondi. Sì. Anche Isabella vuole fumare qualcosa di forte per riuscire a fare questi decori. Io non fumo niente, ragazze. Lei è così di suo, immaginatevi, lei è così di suo, io sono così di mio, perché per fortuna non fumiamo. Ho inalato troppo cleaner. Io invece ho mangiato troppa polvere negli anni, quindi ecco. Cioè, c'è chi va di inalazione da liquido e chi va da respiro, vabbè. Ciao Stefania, benvenuta. Allora, i tutorial ci saranno di tutto, ragazze, troverete tutto quanto, dovrete avere solo, le togliamo, dovrete solo avere la pazienza, perché credetemi che dietro a un tutorial c'è un lavoro immane sia di Alexandrina sia delle persone che poi caricano il tutorial online, quindi dovete avere pazienza. Sapete che verranno pubblicati tutti i tutorial nella nostra pagina Emotion Nails. Poi magari qualche ragazza li condividerà nel gruppo, quindi ci saranno sempre. E abbiamo anche iniziato a fare dei tutorial passo passo nella storia di Instagram. Ricordatevi che sì, su YouTube trovate anche lì tutti i video dei nostri tutorial, quindi non c'è modo di perdervi nulla, quindi tranquille. Allora, Ale, accontentiamole. Ve l'ho detto che non è niente di speciale. Accontentiamole. Vediamo. No, dai, l'ho già allora, fatta vedere l'altra ha volta. Ha fatto un'unghia medio corta con colori sobri, molto sobri. E ovviamente un po' di nero. E un pochino di nero che ci sta sempre. E niente di che, ragazze, cioè tutte quante usiamo. Sono intenta con la modella, dai. Esatto. Siamo perfette. Siete grandi, grazie. Beh, io sì, tu hai un po' meno. Sto iniziando. Bene, ma grande, ragazze, fisicamente, cioè io sono un po' alta, quindi come fai a tenerle così lunghe? Ce le avevo anche più lunghe prima. Pensavo che dicessi ce le avevo così quando sono nata, cioè ho detto signore, adesso. Ok, bene, ragazze. È il caldo. Sì. Però adesso abbiamo l'aria condizionata che va. Sì, devo fortuna. Dire che le dirette con Ale ultimamente sono più giocose che mai, ma Emotion Nails si chiama così perché è emozionale, quindi ci sta, a noi non piace farci vedere diverse da ciò che siamo, no Ale? Cioè, a proposito, è possibile. Ragazze, volevo dirvi una cosa. Io direi che adesso c'è bisogno di tantissimi cuori, perché Alexandrina se ne va in vacanza, quindi non mi metteranno le faccine arrabbiate, altro che nelle prossime 2-3 settimane Alexandrina non ci sarà, ci sarò io, vi farò vedere le mie nail art, no, credete di no, ma ci sarò io in diretta, ci sarà Fiore, però Alexandrina non ci sarà. Ecco perché ha fatto un sacco di tutorial, esatto, per voi, perché durante la sua assenza ci teneva, secondo me li ha fatti con un amore infinito, per cui secondo me ci teneva a lasciare, a lasciare qualcosa durante le sue vacanze. Si va a riposare, che quando torna, speriamo non si riposi tanto, perché se ne parte chissà cosa arriva quando torna come nail art, quindi poco relax, ti prego. I cuori piovono, quindi presumo che ti stiano augurando tutte quante delle buonissime vacanze. Grazie. Noi possiamo solo salutarvi. Io posso salutarvi, posso ringraziarvi sempre tantissimo. E posso rispondere a chi mi ha chiesto nel gruppo via Messenger. La prossima settimana offerte novità. E che altro dire?
Penso di aver detto tutto. Alice, sì, mi raccomando, seguite questo mese, anzi il prossimo, tutti i social, perché vi ho lasciato tantissime cose da fare per l'estate. I compiti per casa. I compiti per casa. Io ho internet di là, quindi vi seguirò. Dovunque vada, lei c'è sempre. Non è che c'è, è che non ci saranno le dirette con Alexandrina, ci saranno tutti i tutorial. Ma ci saranno, non le dirette le faranno con me, non è vero, cioè, adesso mi contesto. Beh, non si sa mai. Dai. Sì, avanti. Ci vediamo con la diretta delle novità e le offerte la settimana prossima, non questo fine settimana perché sono tantissime e la verità è che non ho il tempo materiale di preparare tutto, quindi dovete perdonarmi, tanto so che mi amano e mi perdonano. E ci vediamo la prossima settimana, ci sentiamo la prossima settimana. Ale! Ah, anche questo vuoi svelare? Sì, dai, glielo faccio. Beh, cosa sarà? Vediamo se sanno cosa sarà. Vediamo se sanno. Io faccio così. Basta. Ecco, una novità. Basta. Ragazze, un abbraccio grande qui. Ti auguro tutte buone vacanze. Grazie Ale. A tutte. Chi è arrivato alla fine, tranquille, condividiamo sulla pagina il video. Vi abbracciamo forte. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.